L'architetto Esposito ha interpretato il fine ultimo e più profondo della nostra iniziativa, che era quella di valorizzare questo meraviglioso territorio della Tuscia, realizzando un manufatto non solo bello in sé, ma che costituisse anche un cannocchiale visivo su questo territorio. Questo luogo è il luogo della mia famiglia, è dove sono cresciuti i miei figli, è dove ho immaginato che crescessero, e l'architettura contribuisce a valorizzare questi spazi e a abbellirli anche in una funzione anche educativa nei confronti della mia famiglia. La cosa che, diciamo, che ha caratterizzato questo lavoro è che è stato per me non soltanto una verifica del lavoro, ma uno stimolo. È stato importante, insomma, fare questo percorso insieme.